10 cose che non dovreste mai indossare ad un matrimonio. Scopriamole insieme dopo la sigla. Io sono Douglas Mortimer e in questa puntata parliamo di come vestirci a un matrimonio, o meglio, di come non vestirci ad un matrimonio. Di puntate nelle quali abbiamo approfondito gli abiti, gli accessori, gli indumenti da indossare in un matrimonio, ne abbiamo fatte più di una. Però in questa puntata voglio focalizzarmi proprio sugli errori invece più comuni, su quei capi, su quegli accessori, su quegli indumenti che non andrebbero, almeno in teoria, mai indossati in un matrimonio. Uno degli errori recentemente più frequenti è quello di indossare per un matrimonio, parlo di invitati in questo caso, non di sposi o di testimoni, è lo smoking. Lo smoking, infatti, è un abito bellissimo che però non è stato concepito per un matrimonio. E quindi è un capo, questo, che andrebbe evitato. Può essere consentito soltanto se il matrimonio si svolge la sera, con ricevimento quindi serale, e possibilmente su una richiesta esplicita degli sposi. Non indossate mai l'abito bianco. Il bianco è un colore vietato per gli invitati ad un matrimonio, perché è il colore che deve essere riservato alla sposa. E quindi bianco, sì, ovviamente la camicia, io sto parlando dell'abito, ma mai la giacca o comunque il completo. L'abito rosso. L'abito rosso, parlo dell'uomo ovviamente, se in qualsiasi altro contesto sarebbe alquanto discutibile, nel contesto invece di un matrimonio sarebbe oltremodo un orrore più che un errore, perché sarebbe un mettersi in mostra, sarebbe un richiamare su di sé l'attenzione e quindi sottrarla invece a chi l'attenzione dovrebbe essere rivolta, cioè agli sposi. Ricordiamoci infatti che il nostro abbigliamento deve essere prima di tutto rispettoso nei confronti della cerimonia, del luogo e soprattutto ovviamente dei festeggiati, gli sposi. L'abito nero, anche questo è un errore molto frequente e purtroppo si vede spesso ai matrimoni individui vestiti tutti in nero, come se fossero a un funerale, come se vivessero una qualche ricorrenza luttuosa, ma che se ne dica, il matrimonio, almeno in teoria, non dovrebbe essere un evento luttuoso. Quindi no all'abito nero. Attenzione, ho detto no all'abito nero, ma con nero non intendo l'abito scuro, che anzi l'abito scuro è quello che dovrebbe essere privilegiato in queste situazioni. Quindi sì all'abito blu scuro, anche scurissimo, volendo sì anche al grigio antracite, al grigio molto scuro, ma mi raccomando, evitate il nero. Come va evitato l'abito nero, va evitata anche la cravatta nera. Mi raccomando, soprattutto se è una cravatta nera a tinta unita, perché la cravatta nera a tinta unita, a maggior ragione, è un simbolo di lutto. La possiamo indossare per un funerale, la possiamo indossare quando facciamo cosplay per far finta di essere un membro delle Iene o dei Blues Brothers, ma non quando siamo invitati ad un matrimonio. Sneakers o scarpe da ginnastica, scarpe sportive, assolutamente no. Mi raccomando, a meno che ovviamente il matrimonio non sia un matrimonio dichiaratamente casual, dove anche gli stessi sposi vestono casual, ma se il matrimonio è classico, anche vagamente classico, indossare le sneakers su un abito è il modo migliore per sminuirlo, per svalorizzarlo, per umiliarlo. E quindi mi raccomando, con l'abito sempre scarpe, possibilmente stringate, possibilmente nere.
Come vanno evitate le sneakers? Devono essere evitati ovviamente anche i pantaloni casual, e mi riferisco primariamente ai jeans. I jeans nati come pantaloni da lavoro, poi sdoganati per la vita, diciamo, quotidiana in contesti casual, non vanno assolutamente bene per un matrimonio, anche se indossate uno spezzato e magari sopra mettete un blazer. No, i jeans no ad un matrimonio. Sarebbero veramente una pessima, pessima idea. Per quanto riguarda le camicie, un matrimonio classico prevede fondamentalmente soltanto un tipo di camicia, la camicia bianca. Evitate le camicie quindi troppo sgargianti, con colori particolarmente accesi e o con fantasie particolarmente eccentriche, floreali, eccetera. Non sarebbero assolutamente rispettose dell'evento, della cerimonia, del contesto e degli sposi. Come vanno evitate le camicie eccentriche, vanno altresì evitate le cravatte, tra virgolette, buffe, le cravatte con motivi stravaganti, con animali buffi, soprattutto con fantasie magari un po' provocatorie, un po' discutibili. State sul classico. Le cravatte per un matrimonio è meglio che siano in seta di raso, possibilmente, in colori sobri. Normalmente per i matrimoni si prediligono colori sul grigio, sul celeste, sull'argento, sul perla. Ecco, da questo punto di vista non ci sono regole particolarmente rigide, particolarmente strette. Io comunque vi consiglio di prediligere la sobrietà. Infine, ultima cosa, supponiamo che abbiate una mise impeccabile, l'abito perfetto, la cravatta perfetta, la camicia perfetta, scarpe francesine, nere, tirate a lucido, ebbene, qui mi raccomando, non rovinate tutto indossando dei calzini corti. Le calze da uomo devono essere alte fino a coprire integralmente il polpaccio, non si deve mai vedere la carne nuda. E quindi mi raccomando, evitate i calzini corti. Queste sono le 10 cose che, se volete vestire almeno vagamente classico, dovreste accuratamente evitare se siete invitati ad un matrimonio. Spero che questi piccoli suggerimenti vi possano essere d'aiuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina delle notifiche per non perdere le novità del canale e poi, se vi piacciono i contenuti di cui discuto su questo canale, prendete in considerazione anche la possibilità di abbonarvi per accedere ai contenuti esclusivi e per partecipare al mio salotto virtuale. In descrizione trovate tutti i link e tutte le informazioni necessarie. Grazie per avermi seguito e, come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto.